Nell'inverno tra il 406 e il 407 d.C., numerose tribù germaniche, sospinte dagli Unni, attraversarono il Reno ghiacciato e dilagarono in tutto l'Occidente alla ricerca di una regione dove insediarsi stabilmente. I Vandali, gli Alani e gli Svevi penetrarono nella penisola iberica. I Vandali lasciarono poi la Spagna nel 429 d.C. e iniziarono la conquista dell'Africa romana, che completarono in pochi anni e che tennero per quasi un secolo. I Burgundi occuparono la Valle del Rodano, la regione della Francia che da loro ha preso il nome di Borgogna. Alle foci del Reno, nel territorio dell'attuale Belgio, si insediarono i Franchi, che di quella regione fecero la loro base di partenza per estendere il dominio sulla Gallia settentrionale. Angli e Sassoni si insediarono in Britannia, cancellando quasi completamente la presenza romana. L'Italia subì tre importanti incursioni. La prima ad opera dei Visigoti, che nel 410 conquistarono e saccheggiarono Roma, suscitando sdegno e grande costernazione in tutto l'impero. La seconda, ben più terribile, ad opera degli Unni, che guidati da Attila saccheggiarono nel 452 d.C. alcune città della pianura padana. Solo dopo un colloquio diplomatico con Papa Leone I, Attila rinunciò a saccheggiare Roma in cambio del pagamento di un tributo. La terza fu quella dei Vandali, che nel 455 occuparono e saccheggiarono Roma per 15 giorni, conquistando poi Sardegna, Sicilia e Corsica. In realtà, quelle che chiamiamo abitualmente invasioni barbariche furono migrazioni massicce di popolazioni germaniche nei territori occidentali dell'Impero Romano. Migrazioni messe in movimento dalla pressione degli Unni, che provenivano dall'Asia e dilagavano nell'Europa orientale. Si trattò di spostamenti anche su lunga distanza, che richiesero spesso decenni e che generalmente si conclusero con lo stanziamento di tali popolazioni in diverse aree dell'impero, spesso con lo status di alleate.